posizioni ideologiche o di parte. Il piano regolatore attuale vigente, ma così vale per tutti i comuni, è uno strumento urbanistico sempre in evoluzione. Chiaramente vi è un'ossatura principale che nel nostro caso è quella del piano approvato all'unanimità il 24 marzo 2014 dalla Regione. Dico in evoluzione per sottolineare le motivazioni che portano alla stesura di varianti parziali, come in questo caso, che derivano appunto dalle motivazioni che ho espresso precedentemente. Chiaramente una variante parziale, come in questo caso, ha dei paletti ben delineati e precisi che bisogna rispettare, e mi riferisco al rispetto assoluto di non aumentare la capacità edificatoria e, come già bene è stato sottolineato, quello del saldo che deve essere corrispondente allo zero di tale capacità. In pratica si possono eventualmente aumentare alcune aree, ma bisogna stracciarne altre, avendo sempre l'obiettivo del saldo invariato di superficie potenzialmente edificabile senza aumenti. Altro paletto è quello che una variante parziale non può andare ad intervenire o modificare le aree che sono state oggetto di stralcio ex officio da parte della Regione Piemonte nell'allegato tecnico con cui è approvato il piano regolatore vigente. Non entrerò sicuramente nel merito delle singole osservazioni, in quanto questo compito è già stato ben eseguito in sede di Commissione Urbanistica, e per questo ringrazio tutti i componenti della stessa, col prezioso contributo dato anche dai loro tecnici di parte. Dalla discussione di questa sera emerge qualche perplessità sulla scelta relativa a Palazzo Garrone, e cioè sul cambiamento della sua destinazione urbanistica. Dal mio punto di vista, così come avevo avuto modo di esprimermi in commissione, reputo tale scelta, secondo il mio punto di vista, positiva. Questo sempre se sarà accompagnata e finalizzata da, qualcosa è già stato detto ma lo voglio ripetere, primo, la formazione di un bando pubblico per la creazione e assegnazione di una struttura di tipo turistico ricettivo di un certo livello, bando al quale tutte le componenti politiche di questa Assemblea dovranno e potranno dire la loro, sia in termini di richieste tecniche, temporali, di destinazione. Secondo, la possibilità che lo stesso bando pubblico preveda una sorta di convenzione col Comune, il quale magari può riservarsi la facoltà, ad esempio, di usare ed usufruire a gratuito di una parte della struttura, e mi riferisco ad esempio ad un eventuale spazio che potremmo chiamare sala convegno o conferenze, magari legato al bellissimo terrazzo che prospetta su Piazza Caduti della Libertà. Questo per X volte all'anno, in concomitanza di eventi e manifestazioni cittadine. Chiaramente questo è finalizzato e rimanda a quanto specificato nel punto precedente, sulle scelte tecniche da inserire nel bando pubblico, insieme ad altre che in caso di recesso o dismissione della struttura per motivazioni diverse, lasciano la stessa fruibili per eventuali esigenze d'uso da parte della proprietà, e cioè dell'amministrazione comunale. Terzo, la chiara e espressa volontà che il carico economico, tecnico, di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il cambio di destinazione d'uso siano rispettosi della salvaguardia dell'edificio, aumentando l'attrattiva estetica che lo stesso merita. Sicuramente su questo punto la sovrintendenza ai beni architettonici farà la sua parte con i relativi pareri e prescrizioni. Quarto, l'evidente e congrua richiesta di un canone economico adeguato per far sì che l'amministrazione, oltre a sgravarsi di oneri di manutenzione su un edificio attualmente inutilizzato, abbia anche un riscontro monetario importante, magari da impiegare in creazione di nuovi posti di lavoro, nelle forme che noi avevamo già con il gruppo di Forza Italia e Somaglia per Bra più volte proposto. Per concludere, certamente bisognerà intraprendere sempre di più le iniziative per cercare di avvicinarsi a quella che prima non l'ho ancora definita, ma dagli interventi che ho sentito dal consigliere Allasia, che ha fatto anche dal punto di vista dei riscontri sul piano regolatore precedente. Io non entro nel merito, nei numeri, perché non voglio entrarci. Chiaramente questo piano regolatore, la Regione ha fatto gli stralci che doveva fare, ha approvato il piano, ci sono
come ha detto prima, delle previsioni probabilmente elevate, questo la Regione ce l'ha, l'ha segnalato, però non penso che con questa variante, con le osservazioni che abbiamo esaminato, vada contro questo. Anzi, mi sembrava doveroso fare queste precisazioni, visto che secondo il nostro compito di noi consiglieri è quello di approvare una variante parziale al piano regolatore, che secondo il nostro punto di vista è un tassello importante per lo sviluppo della nostra città, per cui un atto indispensabile che è il risultato di tutto un lavoro svolto nella Commissione urbanistica e soprattutto dagli uffici comunali preposti, coordinati dall'architetto Rainero e dal sindaco. Io ritengo che, così come è stato fatto per la redazione del piano regolatore strutturale vigente, che si sia svolto un serio confronto da parte di tutti, sempre in modi costruttivi e ragionati. Per questo ringrazio ovviamente tutti i consiglieri componenti della commissione urbanistica e dei propri tecnici di parte, i professionisti incaricati nella redazione della variante guidati dall'ingegner Sandrone e chiaramente gli uffici comunali nella persona dell'architetto Rainero. L'unica cosa che voglio solo aggiungere è che a quanto ha detto il consigliere Allasia sono quasi totalmente non condivido, però su una cosa in effetti il discorso quando abbiamo iniziato la variante, sul discorso delle osservazioni, della tempistica, su questo devo dire che non ha tutti i torti, perché effettivamente c'è stata un po' di fase, anche noi abbiamo avuto un po' di impasse, perché poi ne arrivavano, continuavano, cioè secondo il mio punto di vista, quando se si farà altre varianti o cose similari, bisogna effettivamente probabilmente dare delle tempistiche giuste, e così in modo da non creare problematiche, dire questa è arrivata prima, questa, cioè dare delle tempistiche giuste e ragionevoli. Grazie. Grazie a lei, consigliere Elena. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Io volevo solo, visto che prima ho completato, il tempo era terminato, nell'ultimissima parte del mio intervento ho chiesto che potesse avvenire una votazione separata. Qui lo chiedo più al segretario che al sindaco, se è possibile tecnicamente questa votazione separata, e di conseguenza, se la risposta è positiva, chiedo al Presidente e tutti i consiglieri che questa richiesta venga messa ai voti per accettare la separazione. Grazie. Sì, in effetti ai sensi dell'articolo 88 del regolamento è possibile, quando un dispositivo di delibera sia composto da più di uno punto o articoli, è possibile che i capigruppo facciano richiesta. Quando si tratterà poi di, quando finirà la discussione, saremo sul punto di votare, io chiederò al Consiglio che si esprima sulla richiesta sua o di altri eventuali consiglieri che propongono tale richiesta. Se il Consiglio approva si procederà, però lì forse si aprirà poi un problema di ordine tecnico non da poco, se ho capito bene, almeno per quello che riesco a intuire. Altrimenti, se il Consiglio vota no, la mozione sarà respinta e pertanto si procederà secondo le vie ordinarie. Quindi è previsto dall'articolo 88. Consigliere Amajù, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghi, innanzitutto vorrei complimentarmi naturalmente con il lavoro svolto in questi ultimi mesi, è stato un lavoro molto molto importante. Oggi prendo parola per condividere con tutti voi una mia perplessità su un punto che reputo di estrema importanza nella variante e che credo sia importante sarebbe stato valutarlo in maniera diversa. Mi riferisco insomma al punto ormai discusso da praticamente tutti i consiglieri del Palazzo Garrone, un patrimonio importante artistico situato in una zona bellissima della nostra città, un punto di riferimento per i e anche la lista per la quale sono stato eletto si chiamava Bellezza e Risorsa Ambiente, e questo palazzo, insomma, la sua storia, la sua terrazza e la piazza dove è ubicato rientra nelle bellezze cittadine.
L'idea è che questa struttura, chiusa da soli 3 anni, perché dico soli perché si potevano studiare davvero tantissime altre destinazioni, che in soli 3 anni diventi un albergo, mi lascia un po' l'amaro in bocca, per varie questioni e con tanti punti interrogativi. Si poteva pensare qualcosa di diverso, coinvolgendo il più possibile anche realtà esterne a noi, non di giunta, ma magari anche di maggioranza e minoranza e realtà esterne. Fare una raccolta di proposte, di idee, un incubatore di idee, dove i cittadini potessero dire la propria. Magari vi sono tante idee migliori di una struttura ricettiva. Personalmente penso che non vi sono le condizioni per dotare la nostra città di un altro albergo. Quando il Cavaliere e Battaglino svendono in alcune fasi, in alcuni mesi, le proprie stanze, anche a 4 stelle, per richiamare i turisti, senza tenere in considerazione i periodi in cui sono completamente vuoti. Ho avuto modo di parlare in questi ultimi giorni con l'albergatore e col presidente dell'associazione di tale categoria e mi sono state confermate queste perplessità. Anzi, in realtà la risposta del presidente dell'associazione dei albergatori mi ha esplicitamente detto: chi sarà questo imprenditore che vorrebbe fare l'investimento? Segnalamelo che io gli do il mio albergo col 50% in meno del prezzo di mercato. Questo, insomma, dice chiaramente che la strada che forse vorremmo percorrere non è così necessaria. Il turismo chiaramente è aumentato in questi ultimissimi anni e naturalmente merito dell'amministrazione. Il 10% si parlava nello scorso Consiglio Comunale. È un dato importante, è un potenziale che fa bene alla nostra città e che aumenterà sicuramente, ma se noi però andassimo a vedere nel dettaglio scopriremmo che c'è un fenomeno in continua crescita nella nostra città. Cresce al crescere del turismo. Se andassimo nel sito internet Airbnb, che ho anche avuto modo di usare qualche volta in giro per l'Italia, vedremo la presenza di decine e decine di case di braidesi che fanno da hotel, case in centro, case nei palazzi, case indipendenti e case con piscina addirittura. E questa è una realtà che continuerà a crescere nei prossimi anni e che diventerà una concorrenza alle strutture alberghiere. A mio avviso, se il progetto albergo in Palazzo Garrone si dovesse avverare, questo vorrà dire che innanzitutto l'investitore deve avere una garanzia di rientro economico importante. E da quello che intuisco, mi posso sbagliare, potrà arrivare anche 20 anni. Ho sentito tante voci su questo, chi dice 40, chi dice 50, chi dice di più, ma io rimango sui 20 anni. 20 anni sono comunque tanti. E poi chiaramente, lo voglio dire qua, se mai verrà ristrutturato in albergo, una volta fatto albergo, rimarrà tale per sempre. Noi fra 20 anni non ci saremo. E magari la futura giunta comunale rinnoverà la concessione di altri anni. Magari le casse del comune saranno vuote e deciderà il futuro sindaco di svenderlo. E non vorrei io, oggi col mio voto, togliere per sempre un bene pubblico di questa grande bellezza ai nostri cittadini. Non vorrei che il mio voto favorevole fosse il là ad una futura privatizzazione. Soprattutto perché tante cose non mi sono chiare e sarebbe un salto nel vuoto che va al di là della fiducia. Quello che chiedo qui oggi è una corresponsabilità. Vorrei essere responsabile di determinate azioni ed io non ho gli elementi adesso per assumermi tale responsabilità. Una delega in bianco non è il mio modo di fare politica, se poi verrò giudicato io per il mio operato. Ho chiesto più volte, sia in maniera privata che in maggioranza, che venisse scorporato, che venisse spacchettata la variantina, almeno su questo punto, per permettere di votare questa in maniera individuale e libera, non compatta come maggioranza. Chiedo nuovamente che venga spacchettata e, se non è possibile, rinviata, prendere tempo per chiarirmi alcuni punti. Come per esempio, possibilmente, quanto ci potrebbe guadagnare il comune in affitto, quanto spazio potremmo tenere nel palazzo e quale spazio potremmo tenerci in quel palazzo. Sono tutte domande fondamentali che secondo me arriverebbero prima. Cercare un equilibrio a tutte queste domande. Questi possono rendere più cara la mia situazione e quindi il mio voto favorevole su questa decisione. Tutte queste questioni politicamente arrivano prima di questa decisione che dovremmo prendere oggi. Prima, a mio avviso, avremmo dovuto vedere quali paletti potremmo fare, visitare la struttura e scegliere la zona che come comune pretendiamo che rimanga comunale e poi pensare di scrivere un bando che segue tecnicamente la linea politica. Ad oggi, oltre alla mia contrarietà politica di concedere una struttura che non verrà utilizzata dai nostri cittadini, almeno formalmente per ora è così, non ho appunto chiari punti tecnici che giustificano il cambiamento d'uso. Ho pensato molto in questi giorni sulla decisione da farsi. Voto contro, esco. Voto a favore con critica,
ma nessuna però rispecchia realmente quello che provo in questo momento. A volte vanno prese delle decisioni, ed oggi, anche se all'interno di questa variante vi fosse stato il cambiamento d'uso di una struttura e luogo di culto islamico, io mi sarei astenuto e non voterei a favore, perché penso che un bene pubblico come Palazzo Garrone ha andato molto bene prima di cambiare la sua destinazione d'uso. Io farei già adesso la mia dichiarazione di voto, non voglio votare contro perché tutte le altre varianti le condivido. Ho fatto una riunione con il mio tecnico e sono tutte positive, tutte meritano l'approvazione. Purtroppo su questo punto, è un punto importante, in una piazza centrale, non me la sento di assumermi questa responsabilità. A questo punto, se non venisse rinviato, se non venisse spacchettata, mi asterrei su tutto il blocco. Grazie. Grazie consigliere Maggiù. Posso fare una battuta per stemperare un po'? Quando lei ha detto tra 20 anni noi non ci saremo, ho notato un moto veramente ammisto tra scaramanzia e sospiri vari. Speriamo tutti di esserci tra 20 anni, chiaramente. Auguriamo, ce lo auguriamo. Intendo in comune, no. No, ma chi lo sa, non poniamo limiti neanche a questo, ce lo auguriamo tutti. Poi tanto certe cose non dipendono, o meglio, non dipendono solo da noi, chiaramente. Proseguiamo nella discussione. Ricordo che ciascuno ha 15 minuti più altri 5, più ulteriori 5 per la dichiarazione di voto. Per gruppo, quest'ultima cosa per gruppo, ovviamente. Consigliere Lasia, prego. Lei è 5 più 5. Grazie Presidente. Una volta c'era il 4 per 4 di Nora Orlandi, 5 più 5. La ringrazio innanzitutto. 4 più 4, adesso 5 più 5. Grazie Presidente, e volevo anche ringraziarla per il tempo in più che mi ha permesso di utilizzare prima. Cercherò di essere rapidissimo adesso. Adesso parlo di una serie di interventi puntuali su cui noi siamo critici e su cui voglio esprimere in sostanza le nostre argomentazioni. Si è già dibattuto molto stasera su Palazzo Garrone. Io mi ricordo, devo essere sincero, con sconcerto la decisione che abbiamo preso in commissione urbanistica, perché dal momento della proposta al momento del voto saranno passati circa 20-25 minuti e io chiesi semplicemente, non ho espresso immediatamente contrarietà, ho solo detto prendiamoci il tempo per riflettere, una decisione che ci è arrivata sul tavolo senza preavviso, 20 minuti per una decisione di questo tipo erano a mio avviso irrisori e la discussione di stasera lo dimostra. Noi nutriamo perplessità dal punto di vista dell'opportunità politica, ovviamente, perché c'è un utilizzo di un bene culturale di proprietà della collettività e la si vuole ridurre una struttura ricettiva d'uso esclusivamente privato. Riteniamo che la valorizzazione di questo patrimonio dovrebbe passare per l'utilizzo pubblico per cui è nato. Abbiamo tante situazioni complesse e non a norma nei nostri uffici comunali e ci chiediamo perché la struttura già nata e ristrutturata recentemente, scusate, 20 anni fa almeno, adibita per essere adibita ad uffici, non possa essere sfruttata comunque in tal senso con spese minime. Molti uffici sono stati spostati in questi anni e molti uffici comunque hanno dei problemi ancora adesso di accessibilità. L'ha detto bene il mio collega, il consigliere Panero, ha citato l'ufficio del sindaco, ma diciamo pure la stessa sala consigliare, l'urbanistica, l'ufficio ambiente, l'ufficio finanze, l'ufficio tributi e fino a non molto tempo fa anche l'ufficio relazioni con il pubblico, che poi è stato frettolosamente spostato in seguito a un semplice articolo di giornale. E tutto questo crea dei disagi per tutti i dipendenti e gli utenti. Vi sono poi uffici, sempre ricordato, mi ha preceduto stasera il collega Panero, uffici meritoriamente spostati per il mantenimento del servizio all'interno delle strutture comunali,
che però non sono dotati di spazi per la sala d'attesa. E così come non ci sono non c'è spazio per una sala d'attesa adeguata alla ripartizione scolastica e sociale. Ci sono persone che a volte fanno la fila sulle scale e 4 sedie non possono costituire una sala d'attesa. È per questo che dopo alcune sollecitazioni da parte nostra e anche in questo caso in comune con il consigliere Panero e il consigliere Tripodi abbiamo fatto richiesta per capire quali erano i programmi di spostamento degli uffici, qual era la programmazione, perché pensare di non utilizzare quella struttura senza avere una programmazione vuol dire aver pensato prima di aver programmato, aver deliberato prima di aver programmato, e questo per una scelta così strategica per la cittadinanza lo riteniamo insensato. Gli spostamenti che ci sono stati presentati recentemente riguardano l'occupazione di altre aree di altri spazi in Palazzo Matis, ad esempio, secondo me in modo errato, perché penso che gli spazi per gli uffici siano più adeguati in Palazzo Garrone, mentre Palazzo Matis è un bellissimo spazio espositivo e questo ne ridurrebbe fortemente la capacità. Devo dire che anche lo stesso spazio museale della Zizzola, che adesso riapre, che è stato definito, che ha l'obiettivo di essere la casa dei Bradesi, di fatto non è utilizzabile come casa dei Bradesi perché è irraggiungibile gran parte dell'anno, la sostanza è questa, infatti è chiuso gran parte dell'anno ed è aperto nella bella stagione solo per 2 giorni all'anno ed è comunque, non essendo facilmente accessibile, non svolge la sua funzione. Devo dire che gli spazi offerti da Palazzo Garrone darebbero spazio a diverse ipotesi di intervento e ha ragione da vendere il collega Abderrahman quando dice sarebbe necessario su un bene così prezioso per la città avviare veramente un tavolo di lavoro, una concertazione per capire come meglio utilizzare questo spazio. Si sta ipotizzando adesso un progetto di co-working in uno spazio veramente risicato, senza accessibilità, senza possibilità di espansione. Dubito, nelle proposte che ho sentito dagli altri consiglieri, che il privato ceda la terrazza all'uso pubblico. Dubito fortemente, perché quello è il piatto forte per il privato di quel palazzo. Inoltre, il problema importante è che questa trasformazione da uso uffici a ricettivo sarebbe irreversibile. Non avremmo mai soldi in caso o di fallimento dell'impresa economica del proponente o nel caso in cui vada a normale morte questa impresa economica, non avremmo mai soldi per ritornare indietro. E quindi questa è una via a senso unico, una decisione a senso unico, senza ritorno. E nel caso in cui il piano economico del proponente si rivelasse sbagliato, noi ci ritroveremmo a metà strada con il cerino in mano. E poi quali sono state le valutazioni, l'avevo chiesto all'epoca, di un'ulteriore capacità ricettiva? Perché i dati sull'imposta di soggiorno comunale non sono così incoraggianti. Altre due notazioni. Nelle destinazioni previste per quanto riguarda le destinazioni d'uso della variante, a mio avviso anche non è stato ben perimetrato il cambio di destinazione d'uso di Palazzo Garrone, perché si lascia spazio ad altre destinazioni oltre al terziario, ad esempio il commerciale. Questa considerazione ci sono arrivato confrontando il piano commerciale comunale. Per cui rimane aperta la possibilità di aprire un commerciale cosiddetto C2, lasciando la possibilità di insediamento anche di superfici commerciali lì all'interno. Secondo me questo non va bene. Inoltre, nella tabella dei quadri sinottici c'è una destinazione al 65% residenziale e 35% terziario, mentre nella descrizione nella relazione si intuisce che debba essere 100% terziario lo spazio proposto. Questo per quanto riguarda Palazzo Garrone. Noi abbiamo altre perplessità su altri interventi. L'intervento puntuale 2.04. Quanto? Un minuto? Ha finito? Riteniamo l'intervento non ammissibile perché riteniamo che non sia corretto spostare un'area di servizio a servizio pubblico a verde privato, dicendo tra l'altro che servirà come parcheggio. 2.04. Anche l'intervento 2.21 per quanto riguarda l'intervento della Cassa di Risparmio, che è stato lodato prima, noi riteniamo che non sia ammissibile
in quanto modificare l'ambito a corte chiuse, in cui è ricompreso l'edificio su via Cavour, in quanto storicamente risulta essere di ambito primario e riteniamo non consono prevedere una ristrutturazione urbanistica con nuovi edifici a 5 piani fuori terra e con altezza massima di 15,5 metri. Abbiamo anche delle criticità per quanto riguarda il punto 2.27, che è la richiesta dell'Università di Pollenzo, in quanto di fatto, secondo noi, in questo caso con la richiesta di modificazione della destinazione d'uso si prevede una volumetria, quindi un nuovo edificato in un'area storica ancorché valle, per cui non dovrebbe essere possibile l'edificazione ex novo, semmai un ampliamento fino al 20% per adeguamenti igienico funzionali. E poi mi devo interrompere perché è finito il tempo, grazie. Comunque ancora 5 minuti dopo, eh? Grazie. Tace. Prego, sindaco. Allora, quando si è proposta la questione di Palazzo Garrone, la si è proposta avendo ben chiara la programmazione degli uffici e un lavoro molto articolato fatto con l'ufficio patrimonio e fatto dall'assessore Borrelli con l'ufficio patrimonio sta dando in questi anni dei risultati molto importanti. Noi non abbiamo praticamente più, ad eccezione del ufficio Informa Giovani che potrebbe essere spostato con grande facilità, non abbiamo più uffici in affitto all'esterno. Gli unici uffici che abbiamo sono quelli che condividiamo con altri enti, per esempio l'ufficio del lavoro che verosimilmente passerà sotto la gestione regionale. Non lo abbiamo finora mai spostato perché non sono ancora chiare le competenze. Per il resto non ci sono uffici occupati, affitti, tant'è che il capitolo affitti passivi è un capitolo che in questi anni, grazie ad un lavoro molto importante di razionalizzazione, si è ridotto con grande importanza. Come abbiamo lavorato per migliorare la qualità degli accessi, abbiamo ben chiare le problematiche, riteniamo che sia impensabile spostare l'ufficio del sindaco e quello della giunta dal luogo in cui è. Il sindaco si sposta per ricevere le persone che hanno esigenze e lo fa in luoghi riservati al piano degli uffici di Stato civile e in molte occasioni. Credo che non esista edificio del Settecento, fortunatamente bello come il nostro municipio, che non abbia questo tipo di problematiche, ma a queste problematiche si risponde per quanto riguarda il Consiglio Comunale, con l'intervento che abbiamo fatto noi, perché l'amministrazione precedente ci aveva consegnato una sala consigliare senza accesso ai disabili, lo abbiamo invece reso con accesso ai disabili e anche con la rampa che è stata costruita durante la precedente amministrazione. L'idea della destinazione di Palazzo Garrone ad una struttura ricettiva deve essere molto chiara. Io ritengo, io e chi sostiene questa idea, crede che questa città abbia delle potenzialità
ascoltato. Interferenza del segretario. Abbia delle potenzialità dal punto di vista del turistico ricettive, in grado di utilizzare questo palazzo, che resterà così di proprietà comunale, e occorre non fare del terrorismo. Quando si fanno i bandi si fanno con dei paletti, fissando delle fideiussioni, per cui quando si è fatto, l'ha fatto l'amministrazione, un'amministrazione diversa dalla mia, il bando del Garibaldi, il bando del Garibaldi è stato fatto ponendo una serie di vincoli di ritorno dal punto di vista economico e di fideiussioni poste in modo molto chiaro. C'è stato un cambio di gestione che ha permesso di mantenere l'attività economica, ma le questioni non ci si muove alla cieca, non si dà un palazzo alla mercé. Anzi, così facendo si valorizza un patrimonio comunale, tramutandolo in un elemento che può dare elementi di rendimento, e al tempo stesso lo si mantiene in proprietà comunale. Questa è una certezza. Diversamente, ovviamente, non è nelle mie idee di porre in vendita, e vorrei che fosse molto chiaro, nessuno di noi ha mai posto il problema dell'alienazione di Palazzo Garrone. Per quanto riguarda le questioni relative al bando, credo che esistano le condizioni, così come è stato fatto per il Garibaldi, di utilizzo in convenzione di parte di spazi, di momenti, come avviene, e se avete presente, tutti gli anni per il Garibaldi viene redatto un piano di interventi che prevede un certo numero di disponibilità di serate, di luoghi, di momenti di incontro che vengono regolarmente svolti quando vengono richiesti. Quindi si tratta di un'operazione che ha il valore di svendere, di privatizzare, di non porre attenzione alle questioni comunali. Si farebbe, credo, un difetto al mio modo di lavorare e al modo di lavorare di questa amministrazione, che è stato da un lato determinato nel ridurre in maniera sensibile i costi relativi alle strutture che ospitano i nostri uffici, di cercare di renderli sempre più adeguati, di non lasciare andare via uno che uno dei vari servizi pubblici che che comuni vicino ai nostri hanno perso, anche a costo di grossi sacrifici dal punto di vista degli impegni, ma credo che fosse un elemento assolutamente importante e prioritario, e quindi credo che il legare all'interno di una variantina che ha una serie di aspetti importanti dal punto di vista delle questioni di attività economica, di impresa, di attività minuscola, di singole richieste di PEC, di correzioni di errore materiale, di ampliamento di un'università di cui dobbiamo essere fortemente orgogliosi, insieme alla valorizzazione del patrimonio, sia un elemento che va valutato nella sua globalità e in quanto tale esaminato, e credo che da questo punto di vista ci siano tutte le condizioni nel momento in cui viene steso il bando per porre
tutti gli elementi e tutti i paletti di rispetto dei vincoli che ci siamo dati. Non è un salto nel buio, questa sera si fa si dà un'indicazione relativamente ad una valorizzazione di un edificio che è stato ha avuto un intervento 25 anni fa, un intervento grazie ad una battaglia molto importante che permise di non spostare la pretura in piazza Falcone Borsellino, e allora ringrazio quanti lavorarono nella direzione di andare a fare l'intervento di rimessa a posto di Palazzo Garrone, con un intervento molto importante dell'allora ministro Sarti, che ci trovò i fondi per poter intervenire e non andando rispetto a scelte che il Ministero della Giustizia aveva già caldeggiato. Che io credo siano scelte che hanno una loro coerenza e che si coniugano tra di loro, ed è per questo che mi sento in tranquillità di proporle e di proporle anche l'idea che questo è un modo con cui si amministra pensando al futuro della nostra città. E pensare al futuro della nostra città vuol dire che quando hai un edificio che può essere utilizzato e valorizzato rispetto a, come diceva il consigliere Presidente Elena, una struttura di un certo livello dal punto di vista turistico, tu doti la città di un ampio servizio, così come ha. E credo che i dati turismo siano dati in crescita, probabilmente sono dati gratificano anche del lavoro fatto negli ultimi 15 anni da chi su questi argomenti si è occupato in maniera molto importante. Ricordo che quando assunsi l'incarico di vicepresidente dell'ATL nel 1999 o 2000, i posti disponibili in questa città erano pochissimi. Allora il leitmotiv era: ma non creiamone di nuovi, ma se creiamo nuovi la concorrenza, eccetera. La concorrenza è stato l'elemento che ha determinato il crescere del turismo, il mettere a confronto i livelli della competitività e il determinare determinare i risultati positivi che sono sotto gli occhi di tutti e che stanno facendo economia e danno lavoro a migliaia di persone. Grazie al signor Sindaco. Consigliere Tripodi, prego. Bene ha già detto nel precedente intervento il mio collega membro della commissione urbanistica Panero. Nulla da dire, ma questo appunto già ribadito dal consigliere Panero, su tutto quello che è stato il lavoro, l'iter all'interno della commissione urbanistica. Prendo l'occasione appunto per ringraziare sia il presidente della commissione e tutti i tecnici che hanno collaborato alla stesura di questa variante e tutti i componenti della commissione. E nulla abbiamo da dire come gruppo per la totalità o quasi totalità delle osservazioni o comunque degli interventi che durante la commissione urbanistica si è riuscito ad analizzare in maniera trasparente,
con un sentimento di condivisione nell'interesse dell'intera nostra città per interventi che spero veramente con tutto il cuore che possano dare e essere volano per un rinizio o comunque una rimovimentazione della nostra economia cittadina. È la seconda volta che mi ritrovo personalmente a votare un qualcosa che ricomprende comunque il piano regolatore. Votai favorevolmente e tutto il Consiglio votò all'unanimità il piano regolatore generale e sinceramente anche su questa variante, visto e considerato che come prova avevo l'esperienza fatta come commissario della commissione urbanistica negli scorsi anni, avevo la garanzia certa che con una commissione urbanistica così composta, un presidente che riusciva a stabilire una determinata garanzia e lasciando e non limitando nessuno nel poter dare un contributo a tutto quello che poteva essere il lavoro, quindi ero veramente volevamo avere la possibilità di condividere in toto anche questa variante. Noi, la nostra richiesta, penso che sia una richiesta dove potrebbe essere accettata dall'amministrazione e comunque da tutto quanto il Consiglio, quella di sdoppiare la votazione. Per il semplice fatto che, sinceramente, ho sentito parlare di bandi, ho sentito parlare di garanzie future su quello che potrebbe essere quell'edificio, ma forse qua non si è capito una cosa: la nostra posizione è che noi non vogliamo fare un bando, noi non vogliamo avere garanzie future di quello che sarà l'edificio, noi vogliamo attraverso una determinata concertazione, attraverso veramente guardando quello che potrebbe essere importante per la nostra città, lasciare quell'edificio, visto e considerato le condizioni nella quale si trova, la localizzazione nella quale si trova, per essere utilizzato e a livello di uffici pubblici e comunque che rimanga in maniera garantita al 100% la possibilità che ogni cittadino di quel palazzo si senta proprietario innanzitutto e si senta non abbia dei limiti all'utilizzo di quella struttura. Struttura importante con delle sue peculiarità storiche e quant'altro. Quindi, detto ciò, abbiamo voluto affrontare quello che poteva essere l'utilizzo diverso di quella struttura. Abbiamo riconosciuto in maniera molto chiara il fatto dell'impegno di amministrazione di attraverso anche l'assessorato dell'assessore Borrelli nella riorganizzazione degli uffici, ma abbiamo detto che ci sono ancora delle piccole pecche che magari il sindaco ha voluto nel suo intervento minimizzare, ma esistono, perché comunque esistono ancora degli uffici che insieme ad altri, con una compartecipazione degli altri o di altri enti, cose del genere, comunque alla quale ancora oggi paghiamo degli affitti. Esistono degli edifici, va bene che saranno del 600 di chissà quale altra data, e quindi è difficile di togliere o eliminare completamente le barriere architettoniche, ma è anche vero che abbiamo la possibilità di avere un edificio che di barriere architettoniche potrebbero non averne, visto e considerato che abbiamo anche un ascensore e quant'altro. Sarebbe stato bello importante, sì, un periodo forse un pochettino più intenso per quello che riguarda il futuro di quell'edificio. Mi è venuto a pensare una cosa nel momento in cui si è parlato di Palazzo Garrone: siamo riusciti a fare un processo decisionale per la colonia di Liguella, che sapevamo già che destinazione dare, perché in una maniera chiara la destinazione era data,
e siamo riusciti a fare mediaticamente, a livello mediatico, tutto un processo dove far pensare quasi che tutti quanti potessero partecipare, eccetera, 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 per una cosa dove la destinazione era già data, che si parla di colonia di Legueglia, non metto in dubbio l'importanza anche di quell'edificio, e non riusciamo minimamente a trovare qui una quadra per dire, mettere in condizione un gruppo, una forza politica, che è quella di Bradomani, a dire noi il piano regolatore siamo su questa variante, siamo d'accordo su tutti i punti, su quello no. E mi sembra quasi un modo di presentare una delibera, quella di questa variante, quasi come si volesse introdurre una fiducia, no? No, noi stiamo chiedendo, potrò e potremo avere la possibilità un giorno di poter esprimere in maniera chiara e dire anche ai miei figli, perché spero che tra 20 anni avrò anche dei figli, magari potergli raccontare che quella struttura lì io non la volevo che diventasse una struttura, tra virgolette, ad uso di privati, e che avrei fatto di tutto il possibile per far sì che quella struttura rimanesse nel bene di, ad utilizzo di ogni concittadino e all'utilizzo di tutti noi. Quindi chiedo veramente a questa amministrazione, in maniera chiara, di dividere le due votazioni. Non vogliamo minimamente essere coloro che facciano, che svolgono un ruolo di minoranza, di opposizione, chiamatelo come volete, pregiudizievole, assolutamente, non è mai stato così. E non voglio minimamente che passi, e non vogliamo minimamente che passi in questa occasione, questa minima sessione. Quindi chiedo al sindaco, al presidente, a tutti i consiglieri qui presenti di accettare o comunque mettere almeno in votazione la possibilità che questa delibera di variantina al piano regolatore venga sdoppiata sulle due parti. Questa è l'unica cosa che mi viene col cuore da chiedere a tutto quanto il consiglio. Grazie. Consigliere Tripodi, io ribadisco quanto ho detto mezz'ora fa abbondante. Si metterà in votazione, perché questo il regolamento lo impone, quindi non è discrezionale della mia figura, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento verrà messa in votazione la richiesta. Non posso fare una variante al regolamento del Consiglio Comunale o una variantina. Consigliere Somaglia, vero? Grazie. Grazie Presidente, io sarò rapido perché già molto bene sono intervenuti il consigliere Marengo e soprattutto il consigliere Elle. Permettetemi, a cui va un plauso per aver condotto insieme ai tecnici, l'architetto Rainero, l'ingegner Sandrone, tutta l'amministrazione, i lavori di tutti questi mesi per portare questa sera in votazione questa delibera della cosiddetta variantina. Allora, già il fatto che si porti una variante al piano regolatore mi riempie di gioia, perché in un momento economico così drammatico come quello che stiamo vivendo, il fatto che ci siano dei privati, degli imprenditori, delle società che vogliano investire dei mezzi finanziari per migliorare le caratteristiche edilizie della nostra città, come vi dicevo, mi riempie di gioia e fa sì che entrino in circuito delle risorse finanziarie che permettano un sollievo alla situazione economico-sociale della nostra città. Ed è comunque una crescita. È una crescita perché, come per tutto, anche il piano regolatore nell'evolversi della situazione è già, può definirsi già vecchio, come tutto quello che succede in economia, nel sociale, quello che oggi va a compimento diventa già vecchio.
Allora, questo fa sì che ovviamente il voto dei nostri gruppi sarà un voto favorevole, sarà anche favorevole nel momento in cui venga scorporata la parte relativa a Palazzo Garrone. Anche in questo caso l'iniziativa, se ci sarà un'iniziativa di privati in quella situazione, non può che trovarci favorevoli, anche perché secondo me, secondo noi, la soluzione, se ci sono dei problemi di uffici comunali, a mio avviso non vanno risolti in Palazzo Garrone, perché richiederebbe un intervento economico così importante che probabilmente l'amministrazione pubblica non può permetterselo. E mi veniva da ricordare insieme al collega Elena che per esempio alla Verneria Reale uno dei piani nobili è occupato da un notissimo ristorante, per cui non mi scandalizza il fatto che un così importante palazzo pubblico, che rimarrà pubblico e che rimarrà pubblico con tutte le cautele, mi ha trovato d'accordo con ciò che ha sottolineato il sindaco, che quando si fanno opere di questo tipo vengono richieste importanti fideiussioni bancarie, normalmente neanche assicurative. La distinzione per chi fa il mio mestiere è rilevante, esatto, è rilevante. Allora, detto ciò, come vi dicevo, il nostro voto sarà un voto favorevole, un voto favorevole convinto, e ribadiamo, come abbiamo fatto altre volte, che ogni qualvolta ci sono delle situazioni che intervengono a favore della nostra città, che ci trovano concordi, soprattutto come in questo caso, quando il lavoro svolto nei 9 mesi, mi pare, in cui avete lavorato, e dove l'apporto che i miei colleghi consiglieri che fanno parte della commissione urbanistica è stato anche rilevante, a volte i consigli anche determinanti, non può che ovviamente trovarci favorevoli. Ripeto, anche nel caso in cui ci sia lo sdoppiamento, su cui noi ovviamente non abbiamo nessun tipo di remora, sarà favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Allasia, prego. Stava per dire Elena, forse. Io ho più capelli. Ritorno un attimo sulla questione di Palazzo Garrone e mi riferisco alle parole del sindaco. È chiaro che quando ci si concentra sugli aspetti negativi non si pongono in luce gli aspetti positivi. Il consigliere Panero l'aveva fatto, e lo dico io per conto mio, il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda la riduzione dei fitti passivo, un lavoro sicuramente meritorio e encomiabile, su questo non ci sono dubbi. Però citare la concessione dell'ala Garibaldi, ecco, non è stato un buon esempio a mio avviso, perché per quanto riguarda le attività culturali che si svolgono lì dentro, io ho visto un piano l'anno scorso, ci sono anche le degustazioni di vini, gli assaggi di vino. Ora, voglio dire, attività che rientrano nella normale quotidianità dello svolgimento delle attività ricettive. Quindi alla fine queste cose partono sulla carta molto ben scritte, apparentemente formalmente a posto, ma poi dopo il problema è l'applicazione nella realtà, è calare nella realtà il rispetto reale dei vincoli che si pongono, e anche l'aspetto economico non è da poco, perché, ripeto, l'intervento è sicuramente irreversibile. Ci sono altri spunti che sono già stati detti da altri consiglieri. Io ho visto praticamente riprendere alcuni temi che noi abbiamo affrontato un anno fa. Mi ha fatto piacere che molti abbiano riflettuto sull'argomento, e quindi non mi dilungo oltre.
Invece, venendo ancora agli interventi puntuali, io purtroppo mi sono colpevolmente dilungato troppo in precedenza, ma volevo perlomeno segnalare, a differenza degli altri gruppi, che per noi ci sono degli interventi puntuali su cui siamo critici e che pensiamo non siano da approvare. Ci sono ragioni per cui non siano da approvare così come sono. Di Palazzo Garrone ne abbiamo già abbondantemente parlato, ho già anche accennato all'intervento puntuale 2.04 per quanto riguarda quella cessione di aree servizio pubblico, è stato citato anche l'intervento 2.09 per quanto riguarda la società al Monte. Devo dire che noi abbiamo sollevato delle perplessità per il cuneo che si forma all'interno dell'area residenziale di un'attività produttiva. Su questo devo dire il problema più su cui tutti ci siamo concentrati in commissione urbanistica era il problema dell'impatto acustico riferito alle aree residenziali vicine, e devo dire che questo problema è stato risolto con una relazione di parte inglobata nella relazione finale senza neanche un parere, almeno noi non l'abbiamo trovato da parte dell'amministrazione, e tra l'altro una relazione di parte dove si parlava di siepe fitta come possibile barriera acustica. Devo dire che le barriere acustiche, io sono tecnico ambientale da poco iscritto in Regione Piemonte, devo dire che normalmente le barriere verdi hanno un effetto più psicologico che reale. In sostanza, se sforiamo dai limiti emissivi e immissivi nell'area, anche con la siepe c'è poco da fare. Inoltre un'altra perplessità era che su quest'area si era detto in commissione che non ci sarebbe stata capacità edificatoria, invece nelle norme tecniche di attuazione abbiamo visto comparire poi la possibilità di edificare a 6 metri con un indice fondiario diverso da 0 pari a 0,75. Siamo critici anche sull'intervento 2.21 per quanto riguarda la cassa di risparmio, l'ho già accennato prima, non siamo d'accordo con lo scorporo della corte chiusa che si affaccia su via Cavour. Siamo anche critici per quanto riguarda l'intervento 2.27 che riguarda l'Università di Pollenzo. L'Università di Pollenzo è un fiore all'occhiello per il territorio, non ci sono dubbi, ma noi proprio per questo pensiamo che tutti gli interventi di questo tipo debbano essere improntati al massimo rispetto delle regole, e proprio a maggior ragione per il prestigio e per il tipo di struttura che ci troviamo di fronte. Siamo in un'area già nel passato malamente colpita da interventi edilizi, basta vedere cosa c'è di fianco all'accesso della Corte Albertina attualmente, penso che tutti sappiate a cosa mi sto riferendo, e la stessa regione per quest'area frazionale ha raccomandato por estrema attenzione agli aspetti di impianto urbanistico, sia per quanto riguarda gli aspetti decorativi, sia per quanto riguarda le altezze. Abbiamo inoltre perplessità per il punto 2.29, per il possibile centro commerciale in via Sobrero. Abbiamo perplessità per il punto 2.36, non riteniamo ammissibile che un intervento cosiddetto di social housing venga equiparato a servizio pubblico e quindi si possa togliere dell'area a servizio pubblico a favore di questo intervento che non ha una definizione giuridica chiara. Inoltre, ci sono alcune modifiche normative su cui, questi sono aspetti estremamente tecnici, è inutile che li affronti qui, troverei troppe orecchie distratte. C'è un intervento normativo però, il 3.06, sulla quale abbiamo delle perplessità. Si è citato in questo articolo 59, quasi per intero l'articolo 9 del decreto ministeriale 1448 del 68 sulle distanze tra fabbricati, tranne l'ultimo capoverso che impone che in sostanza le distanze tra i fabbricati siano almeno pari all'altezza dei fabbricati che si affacciano ad esempio sull'asse viario che li separa. Non capiamo la ragione di questo stralcio, di questo ultimo paragrafo dell'articolo 9, di un decreto ministeriale che dovrebbe essere a nostro avviso citato a questo punto totalmente.
Ancora infine si è accennato prima a, all'intervento in, mi riferisco all'intervento 3.20, l'intervento puntuale in via Gorizia, quel passaggio, quella gestione gratuita. Ecco, noi non la vediamo come una gestione gratuita, noi abbiamo visto quest'area qui è un'area a servizio privato sulla quale inspiegabilmente noi vediamo dotata della capacità edificatoria. In sostanza per noi questo è semplicemente un marchingegno per poter spostare della SUL a un'altra area, come infatti è successo, per cui non c'è stata nessuna cessione gratuita, ma c'è stato uno scambio, però partendo da una situazione per noi viziata formalmente, cioè quella di avere della capacità edificativa in un'area che non potrebbe averne. Qui ho riassunto alcuni dei punti su cui noi siamo critici e questa è la ragione essenzialmente per cui esprimiamo il nostro voto contrario alla variante e ringrazio il Presidente per il tempo che mi ha concesso. Grazie. Prego, Sindaco. Sì. Credo che date le condizioni sia necessario chiedere al Presidente di votare lo spacchettamento e verificare la questione della, così come si è rappresentata, in modo tale che poi ci sarà il voto successivo e ovviamente ognuno di noi si assume la responsabilità rispetto alle questioni per cui abbiamo discusso in questi mesi. Che la votazione sia da mettere in atto, questo è scontato perché basta la richiesta di un capogruppo. Forse, non so se il sindaco forse il sindaco si riferiva forse ai contenuti, non lo so, chiedo se c'era una proposta a nome della giunta, se volesse dare delle indicazioni, ma che ci sia il voto, questo è sottinteso. Poi come sia il voto, chiaro, ciascuno vota ovviamente come gli pare o come ritiene opportuno, ecco, ovviamente. Ci sono ancora interventi su questo? Tutti i gruppi si sono espressi sulla dichiarazione di voto, eccetera? Allora, io avrei bisogno di una formulazione, consigliere Panero, se vuole formulare in modo sintetico. Ah, prego, sì. Se vuoi in modo sintetico, li propone, come già in parte ovviamente implicitamente è stato fatto, faccia una richiesta formale che io ricevo e di cui prendo atto. Grazie Presidente. Prego. Ringrazio, mi ha fatto piacere l'intervento del Sindaco nell'ultimo suo intervento, le parole e la possibilità e l'opportunità di concederci almeno la votazione o comunque richiedere anche a lei Presidente lo spacchettamento, diciamo, di questa delibera, di questa variante numero 1 al piano regolatore. Quindi chiedo al Presidente se si può effettuare questo spacchettamento e se i gruppi consigliari accettano di mettere in votazione, come dovrà essere messa in votazione, lo spacchettamento. Io chiedo, non so cosa potrà avvenire dopo, se questo spacchettamento possa essere condiviso da tutti, ma io spero di sì. Quindi, visto e considerata la richiesta del Presidente di fare un intervento il più possibile di durata ridotta, mi chiudo, mi spengo. Chiedo scusa, più che la durata ridotta deve essere chiaro il testo, cioè se il gruppo che lei rappresenta propone chiamiamolo ai sensi del regolamento, così evitiamo di usare neologismi,
procedere alla votazione per punti, specificando l'articolazione delle parti che propone. Chiediamo che venga effettuata una votazione disgiunta del punto 2.1 Palazzo Garrone. Perfetto. Grazie. Molto bene, chiaro e limpido. Ci sono ulteriori richieste da parte di altri capigruppo di procedere a analoghe richieste di voto separato? E come l'hanno chiamato nella relazione? Non ci sono. Bene, allora, se i capigruppo hanno esaurito la trattazione, se hanno espresso tutte le dichiarazioni di voto, io procedo allora in via preliminare. Accolgo la proposta del consigliere Tripodi e poniamo in votazione questo specifico elemento procedurale prima della votazione conclusiva. Quindi è chiaro per tutti, vero? Benissimo. Segnaliamo la presenza. Siamo gli scrutatori, mi... Benissimo. Possiamo votare, vero? Devo dire che la proposta di Tripodi è quella del sindaco. L'importante è che sia stato fatto. Diciamo che la proposta del sindaco veniva dopo la proposta di Tripodi, che era implicitamente garantita dall'articolo 88 del regolamento. Così abbiamo tutti e tre il merito storico di questa serata. Per fortuna che dopo ci sarà. Votanti 16. Possiamo chiudere? Non l'ho capito. Prego. Grazie. No. Votazione chiusa. La proposta è stata accolta all'unanimità. Benissimo. Allora, votiamo sul... Questo qui ogni tanto si inceppa. Sul punto votato, citato dal consigliere Tripodi. Penso di no. Poi dopo questa votazione si andrà alla votazione finale. C'è ancora qualcuno che vuole? Va bene. Segnaliamo la presenza, quindi adesso si entra nel merito della di perché questo fa ecco. Ogni tanto scusate, questo quindi ripeto, adesso si entra nel merito, nel contenuto. Prima si è votato sì all'accoglimento della richiesta proceduralmente, adesso si vota nel merito del contenuto relativo a Palazzo Garrone. Chiaro per tutti? Allora, se la votazione risulterà maggioranza favorevole, Palazzo Garrone verrà stralciato dal resto della delibera. Come no? No, è contrario. Se è favorevole. Chiedo scusa, abbiate pazienza, è l'ora. Sì, quindi. Benissimo, quindi esattamente il contrario di quello che ho detto. Esattamente il contrario. Quindi chiedo l'assistenza anche del segretario. Prego, segretario, lei da uomo di legge. L'altro microfono, così siamo sicuri. Allora, si vota la variante relativa a Palazzo Garrone,
in questo momento, che è stato chiesto una votazione separata per quell'osservazione relativa a Palazzo Garrone. Quindi se la maggioranza è favorevole, quel tipo di variante viene accolta; se la maggioranza è contraria, quella variante proposta viene bocciata. Allora, però, prima di passare al voto, è mio compito chiedere al segretario quali potrebbero essere le conseguenze in caso della non approvazione, o in generale, o d'altra parte in caso di approvazione. Quali sono le conseguenze dal punto di vista tecnico, procedurale, per il, come dire, per la delibera nel suo insieme? Allora, evidentemente, sia in caso di bocciatura del singolo pezzo, della singola osservazione di Palazzo Garrone, sia in maniera più palese in caso di bocciatura delle rimanenti osservazioni, sia in un caso che in un altro, la delibera deve essere ritirata, rielaborata e ripresentata, perché il contesto della variante è unico. Punto. Dal punto di vista tecnico, se viene bocciata la variante relativa al cambio di destinazione di Palazzo Garrone, diciamo la parte residuale rispetto alla variante complessiva, la delibera deve essere rielaborata, perché la variante è un unicum, deve essere rielaborata e ripresentata evidentemente in un prossimo consiglio successivamente alla rielaborazione. Questo è un problema squisitamente tecnico, cioè ci sono deliberazioni che in caso di stralcio di una parte possono continuare a avere il loro percorso amministrativo. In questo caso ci deve essere necessariamente una rielaborazione della delibera stessa. Sì, no, ma se passa la variante, passa l'intero, passa una votazione e passa un'altra, sono certo. Più votazioni di altri. È chiaro per tutti allora? È chiaro? Benissimo, adesso possiamo votare. Prima è votazione chiusa, 12, allora, 4, 16. 12 voti a favore e 15 è stata accolta il punto relativo a Palazzo Garrone, e adesso votiamo tutto il resto della delibera tranne Palazzo Garrone, che abbiamo già votato. Sì. Non è pregiudiziale. Votiamo, va bene, votiamo. Madonna. Rifacciamo le procedure. Va bene, 16 su 17. Passiamo al voto. Manca, benissimo, ci siamo, 16, benissimo, 15 favorevoli e un contrario. Bene, adesso dopo l'urbanistica passiamo agli acconciatori e agli estetisti, ci rifacciamo il look, stemperiamo un po' il look della città e il look delle persone. Allora, nel frattempo, mentre ci riprendiamo da questa profluvia di dati tecnici, io vi devo dire alcune cose dal punto di vista proprio di errori materiali. Innanzitutto, nella pagina 2
della delibera prima del regolamento comunale, è stato lasciato in bianco la data in cui l'argomento è stato trattato. Allora, l'argomento è stato trattato nella conferenza dei capigruppo in data 12 maggio 2016. Questo è il punto primo. Poi, nell'articolo 2 c'è un refuso puramente tipografico, laddove c'è il riferimento alla normativa vigente. Se mi seguite, articolo 2 punto 1, la commissione consultiva comunale prevista dall'articolo 2 bis eccetera, come modificata dalla legge 23 dicembre eccetera, viene soppressa ai sensi, lì c'è scritto, dell'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000. In realtà è l'articolo 96. Questo è un puro errore materiale. Così, ne ho trovato un altro, all'articolo 10, dove c'è scritto l'argomento è affitto di poltrona barra cabina, al fondo della seconda riga, dove c'è scritto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa e dietro pagamento di un determinato corrispettivo, una o più postazione di lavoro, è saltata la O. Infatti il testo dice una più, ma ovviamente. Articolo 10, seconda riga in fondo, prima di più bisogna introdurre una O. La prima cosa è che la data in cui si è svolta la conferenza di capigruppo che ha esaminato la questione è il 12 maggio 2016, che era rimasta in bianco nella premessa. Così poi l'articolo è il 96 e non il 98, e poi bisogna aggiungere questo O alla seconda riga dell'articolo 10, prima di più. Dopodiché, mentre ci sono, lo dico, se vi presenti alla conferenza di capigruppo ricorderanno che in particolare su sollecitazione del consigliere Bergesio, sempre a proposito di questo articolo 10 che ho citato prima, si era parlato della possibilità di introdurre dei segni, dei segnali, degli strumenti di riconoscibilità da parte di eventuali affittuari delle cabine o delle poltrone. E in quella sede io, come presidente della conferenza di capigruppo, avevo proposto un emendamento molto veloce al termine del testo che finisce con l'aggettivo fiscali. Se avete la pazienza di seguire, si mangia dopo, grazie. Scherzo. Dove c'è scritto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti. Cioè, non così palese, consigliere Tripodi, grazie. Cioè, è vero che abbiamo fame, però insomma. Allora, siamo all'articolo 10, ripeto, la proposta che io avevo fatto in conferenza di capigruppo, che è stata recepita dall'architetto Reinero e dal dottor Milano, che hanno materialmente istruito la pratica e che ringrazio per il lavoro svolto, se ritenete darla come acquisita senza passare attraverso un emendamento, oppure se preferite io stesso posso fare la proposta di emendamento e si va in votazione. La consultazione della categoria, sì, non l'ho detto, ma è dichiarato nella delibera, certo. Però sì, grazie, è vero. Su questo specifico emendamento è stata dagli uffici competenti consultata la associazione di categorie, che hanno espresso parere favorevole. Del resto questa proposta deve esservi giunta insieme all'ordine aggiuntivo del punto 9 ieri. Quindi ciascun consigliere ha presente questo testo firmato dal capo ripartizione Reinero a proposito di questo articolo. Quindi se i capigruppo si esprimono in modo diverso prendo atto, altrimenti diamo atto del recepimento del testo così come emendato, approvato dalle istituzioni di categorie e proposto da me il 12 maggio. Nel frattempo do la parola all'assessore Fogliato che illustra la delibera.
La presente deliberazione nasce dalla necessità di adeguare il precedente strumento regolamentare già approvato nel 1994 e modificato nel novembre 95 e nel giugno 2005 alle modificazioni normative del settore. La difficile congiuntura economica di questi ultimi tempi ha determinato anche in questo settore la nascita di nuove forme di esercizio dell'attività che, seppur conciliabili con la normativa vigente, devono essere opportunamente disciplinate e regolamentate dal Comune. Si tratta del cosiddetto affitto di poltrona e o cabina da parte dei titolari di attività rispettivamente di acconciatore e di estetista. L'ipotesi di affitto di poltrona o affitto di cabina è divenuto quindi possibile mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di un salone di acconciatore o centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo. A seguito di incontri con le associazioni di categoria, gli uffici comunali, in collaborazione con i funzionari del Servizio Igiene e Sanità della competente ASL, hanno elaborato alcune norme regolamentari atte a meglio individuare queste nuove tipologie contrattuali rispetto ad altre simili tipologie di prestazioni d'opera all'interno degli esercizi di acconciatore ed estetista. Sono state introdotte modalità di distinzione in termini di spazi, responsabilità tra affittuario e locatore, elementi di natura fiscale, eccetera. Occorre far sì che tale forma di cooperazione fra operatori che operano nel settore, da una parte, consenta una migliore ottimizzazione dei costi di esercizio dell'attività sia per il concedente che per l'affittuario, e dall'altra garantisca il regolare e corretto svolgimento delle prestazioni all'interno di locali opportunamente autorizzati e concretizzi una nuova opportunità anche per gli operatori più giovani e nel coltempo rappresenti uno strumento per contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Inoltre, negli ultimi anni, molteplici e profonde sono state le modificazioni intervenute che hanno reso non più dilazionabile l'aggiornamento dello strumento regolamentare. In particolare, la legge ha previsto come le attività da acconciatore e di estetista siano soggette alla sola segnalazione di inizio attività, anziché al rilascio dell'autorizzazione, che le medesime attività non siano subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e non siano più soggette alla chiusura infrasettimanale. Si è pertanto provveduto alla loro regolamentazione alla luce delle modificazioni introdotte dal legislatore, recependo l'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi e degli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese. Grazie all'assessore Fogliato. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, in merito a questa proposta di delibera, intendiamo come gruppo fare solo alcune considerazioni, non tanto nel merito tecnico del regolamento che condividiamo, quanto alcuni aspetti, diciamo, collaterali, ma che riteniamo importanti. A questo riferimento vado a precisare che è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute il decreto il 15 ottobre 2015 numero 206 che aggiorna la disciplina sulle apparecchiature elettromagnetiche utilizzabili all'interno dell'attività di estetista. Questo lo faccio perché ci sono arrivate delle segnalazioni e delle richieste che sarebbe utile, o comunque sarebbe una cosa appunto utile a chi esercita questa attività, se collegato in qualche maniera a questo regolamento, mi viene in mente questo regolamento, sicuramente sarà in seguito alla variante pubblicata sul sito come tutti gli altri, magari fare proprio tecnicamente un collegamento, la possibilità di andare a creare sul sito la possibilità di collegarsi e andare a poter leggere direttamente quello che è questo elenco, perché mi dico che cambia in continuazione e quindi sarebbe più di facile lettura.
Infatti il Ministero ha aggiornato, alla luce del processo tecnico e delle esigenze di mercato, la disciplina delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l'attività di estetista, ampliando da un lato la gamma delle apparecchiature utilizzabili in condizioni di sicurezza e dall'altro meglio precisando le condizioni del loro corretto utilizzo. Il decreto sostituisce gli allegati 1 e 2 del decreto 12 maggio 2011 numero 110, ovvero l'elenco delle apparecchiature, degli schemi, schede tecniche informative. Questo è pubblicato il 28 dicembre 2015, le sue disposizioni sono entrate in vigore il 12 gennaio 2016, e questo era il primo aspetto che volevamo sottolineare. Il secondo aspetto, e prendo spunto dalle ultime parole del vice sindaco, è appunto la lotta contro l'abusivismo della professione del settore della conciatura e dell'estetica, attraverso controlli più serrati, campagne informative e alle azioni che mireranno sia alla tutela della salute dei cittadini che delle altre imprese che svolgono una regolare attività. Obiettivi primari: la diffusione di campagne informative rivolte sia alla cittadinanza che alle imprese, in modo da garantire, attraverso segnalazioni e controlli, il rispetto delle regole di un'attività così delicata che riguarda il benessere della persona, per incentivare l'azienda a mettersi in regola e operare in trasparenza, contrastando l'illegalità e l'evasione, e per il rispetto dei controlli di lavoro e quindi della sicurezza e salute dei lavoratori. Il CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato delle Piccole e Medie Imprese del Piemonte Nord, appunto per fare un esempio di iniziativa, aderisce alla campagna per il rispetto delle regole e la sicurezza dei clienti. Contro il dilagare dell'abusivismo e delle concorrenze sleale nel settore della cura della persona, il CNA Piemonte Nord aderisce alla campagna nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare e informatizzare i clienti sui danni provocati dagli operatori irregolari e di avanzare proposte precise per contrastare il problema. Proponiamo, continua il CNA, a parrucchiere ed estetiste regolare di esporre nella loro salone la locandina del CNA e di firmare la petizione online per richiedere il rispetto di alcune fondamentali garanzie: la qualifica degli operatori, il rispetto delle norme igienico e di sicurezza, l'aggiornamento continuo sull'uso delle apparecchiature, qui richiamo a quello che ho detto prima, l'utilizzo di prodotti a norma, e per richiedere alle istituzioni controlli più efficaci sugli operatori irregolari e un sistema più efficiente di qualifica ed aggiornamento per chi vuole svolgere questa professione. L'abusivismo nel settore della cura della persona, infatti, oltre a causare danni economici a chi opera in modo regolare, mette anche a rischio salute e sicurezza dei clienti. Queste iniziative sono già state prese in alcune parti d'Italia e noi volevamo, appunto, esprimendo già il voto favorevole del nostro gruppo a questa proposta di delibera, ribadire questi aspetti. Grazie. Grazie al consigliere Panero. Ha chiesto la parola il consigliere Bergesio, prego. Grazie. La ringrazio Presidente di aver ricordato la discussione interessante che è sorta in conferenza capigruppo rispetto a questo regolamento che, come ricordava giustamente il vice sindaco, è l'aggiornamento rispetto a una norma di carattere nazionale. Ringrazio l'attività degli uffici, soprattutto del dottor Milano, che dopo le sollecitazioni ha concertato con le associazioni di categoria una modifica del testo del regolamento. Espongo brevemente le ragioni che avevo apportato come sostanziale dubbio che avevo rispetto alla forma originaria del testo e che in parte sono risolte. Dubbi che nascono dal fatto che
come qualcuno ha già ricordato, una normativa che preveda il subaffitto a una partita IVA, una ditta altra rispetto al locatario principale dell'immobile, è sicuramente una normativa che può in alcuni casi devianti prestarsi al fenomeno delle false partite IVA, dove è meno oneroso l'affittare una poltrona in questo senso piuttosto che a un dipendente. Ora, ho provato a dare la sollecitazione che ha avuto tra l'altro una larga maggioranza in capigruppo rispetto a marcare la riconoscibilità delle ditte che in futuro operano condividendo un medesimo spazio fisico. Ciò va anche nello stesso binario dell'articolo 22 del codice di proprietà intellettuale, che è un collegato del codice civile, che parla della distintività e dell'unitarietà dei segni distintivi. Vieta l'operare sotto marchi uguali o simili rispetto ad altri in situazioni attigue. È necessario lavorare per la piena distinzione delle ditte che operano in un medesimo spazio fisico, per una ragione appunto di evitare comportamenti devianti dell'ordinamento, e per l'altra anche perché se una normativa che va nel verso di aiutare i giovani a formarsi una clientela senza doversi sobbarcare da subito di costi ingenti di locazione, di materiali eccetera, senza un chiaro segno distintivo è impossibile creare un avviamento dato da un numero di clienti che si servono presso una determinata ditta che, grazie alla riconoscibilità, può raccogliere nel tempo e con il buon lavoro un avviamento e una base di clienti sul quale poi costruire una propria attività in autonomia. Altri regolamenti comunali hanno adottato normative più stringenti da questo punto di vista, come ad esempio cito il regolamento del comune di Pescara, che vieta questa pratica a chi abbia licenziato personale proprio nell'arco dei 24 mesi precedenti. Io credo che forse, anche ragionandone con il dottor Milano, questo sia parzialmente lesivo del diritto soggettivo dell'imprenditore e perciò insomma non forse la strada migliore. Dicevo, sono parzialmente soddisfatto della nuova del nuovo testo quello che voglio dire al Consiglio Comunale è che diciamo che dall'entrata in vigore cercherò di apprendere informazioni rispetto a violazioni o meno e se queste ci saranno provvederò io stesso a un emendamento correttivo almeno a 12 mesi di distanza. Grazie. Grazie al consigliere Bergesio. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, volevo iniziare con una battuta: ahimè non potrò unirmi al consigliere Bergesio nella sorveglianza dell'attività per ovvie ragioni. E a parte la battuta, sì, non mi stimoli Presidente, non mi stimoli. Allora, volevo solo correggere una cosa che ho sentito adesso, volevo dire un paio di cose, però l'ultima cosa che ha detto il consigliere Bergesio si riferiva a uno spazio temporale di 24 mesi dal licenziamento, però nel regolamento che approviamo è previsto che non si possa condividere la poltrona o lo spazio con chi ha svolto un'attività come dipendente all'interno dello stesso esercizio. Quindi non c'è la parola licenziamento, ma c'è un limite, comunque una finestra temporale da rispettare, per cui chi ha lavorato presso la mia attività e fino a che non scadono i 24 mesi non può condividere, non può prendere uno spazio, che non gli posso concedere lo spazio. Devo dire francamente che
apparentemente la materia, vedo che tutti sono molto sicuri, io un po' meno, vabbè, stavo per fare un'altra battuta per ovvie ragioni, ma effettivamente devo dire che mi trovo in difficoltà, perché il tempo, secondo me, per un nuovo regolamento, una modifica regolamentare di questa portata, avrebbe dovuto comportare più di una conferenza capigruppo, a mio avviso, o qualunque altra commissione consiliare, anche perché l'iter di questo regolamento, di questa modifica regolamentare, è partita, penso, più di un anno fa. Anche perché le scelte dei vari comuni sono state in alcuni casi un pochettino diverse, adesso ne ha accennata una il consigliere Bergesio, altri comuni hanno voluto ampliare questo tipo di regolamento andando a normare dove possibile i centri di abbronzatura, l'attività di massaggio, l'attività di tatuaggio e piercing, che non si configurano come attività di estetista, ma proprio per questo certi comuni hanno fatto una scelta per cercare di dare un minimo di regolamentazione oltre a quelle date dalle leggi regionali e nazionali. In particolare poi in regione in questo momento ci sono, almeno c'è in questo momento una discussione in corso, mi sembra di aver capito, tra gli artigiani e la regione per quanto riguarda le pratiche di trattamento dei corpi cosiddetto bienaturali, per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione, non bisogna avere nessuna formazione professionale e per le quali quindi le organizzazioni di settore sono estremamente preoccupati, e quindi effettivamente devo dire che basta qualche giorno per informarsi, per parlare con gli operatori di settore, per avere delle indicazioni, degli stimoli. Per questo motivo penso che sia importante come consigliere poter, sia per quanto riguarda la discussione sia per quanto riguarda l'approfondimento di una norma che appare semplice, ma siccome è una norma di igiene e nel territorio comunale ha un'estrema importanza. Per quanto riguarda la lotta all'abusivismo, condivido la proposta emendativa fatta, però purtroppo parlando con alcuni operatori di settore il problema più grosso, almeno che vedono loro, per quanto riguarda l'abusivismo, non è tanto l'esercizio abusivo all'interno di esercizi che sono aperti al pubblico, ma è il servizio a domicilio, cioè quando chi non è qualificato per operare va a operare e quindi ovviamente non è possibile fare un controllo a casa, eccetera, per cui ci sono delle proposte che probabilmente non possono neanche essere normative, ma che sono di organizzazioni di settore, e quindi questo intervento regolamentare è doveroso per il recepimento, ma avrà sicuramente dei limiti, gioco forza, impossibili da superare. E per quello che ho voluto approfondire, avevo preparato un paio di emendamenti. Uno era riferito alla modifica, alla correzione formale all'articolo 2, cioè l'articolo 96 al posto dell'articolo 98, che quindi non starò a ripresentare, mentre l'altro è questo. Parlando con i rappresentanti locali, è sorta, insomma, nella discussione la preoccupazione sugli orari che sono normati dal nuovo regolamento, e soprattutto sugli orari che potrebbero essere diversi per gli esercizi che svolgono l'attività all'interno di centri commerciali o via discorrendo. La norma apparentemente potrebbe, la nostra nuova norma regolamentare, all'articolo 13 mi pare, sì, l'articolo 13 norma gli orari e potrebbe essere esaustiva. Dico potrebbe perché siamo in Italia e quindi tutto diventa discutibile. E per questo, visto che un comune della provincia di Cuneo, anzi il comune di Cuneo, ha nelle proprie norme inserito una clausola, una frase specifica per le attività che svolgono l'esercizio all'interno di questi centri commerciali, e ho pensato di farne oggetto di emendamento, seguendo quello che mi sembrava giusto seguire come richiesta della rappresentante dell'organizzazione di settore locale. In pratica, all'articolo 3,3, che tratta queste attività,
aggiungere e solamente in orari coincidenti con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 13. Perché nell'articolo 3 si parla delle attività svolte all'interno diciamo di centri commerciali o ospedali, eccetera. E ho visto che questo comune si è premurato di specificare, di andare a dare un riferimento preciso per questo tipo di locazione dell'attività all'articolo 13, cioè richiamarlo esplicitamente per quanto riguarda l'osservanza degli orari. E questo a scanso, diciamo, di ogni possibile equivoco. E per questo volevo presentare questo. L'articolo 3,3 completo non ce l'ho scritto. Sì, sì, l'emendamento sì. Se... Sì, no, ma forse volevano sentire la lettura completa dell'articolo completo, se qualcuno avesse una stampa del regolamento. L'attività del presente regolamento possono essere sto leggendo il comma 3 dell'articolo 3. Le attività del presente regolamento possono essere altresì esercitate presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali come ricovero permanente, comunità varie, di cui l'articolo 7 bis del presente regolamento, oltre che in alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, circoli privati, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, comprovata disponibilità ed idoneità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti e solamente in orari coincidenti con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 13. Grazie mille. Consigliere Allasi, ha terminato la sua... Sì, grazie, mi scusi. Bene, no, grazie a lei. Benissimo, perfetto. Sì. Assessore Fogliato, prego. Sì, recepiamo, va bene a recepire l'emendamento proposto. Grazie, quindi l'assessore ha dichiarato la recepibilità. Adesso io devo chiedere il parere tecnico da parte del dirigente e... Parere favorevole, va bene. Anche come dicitura, quindi? Anche la dicitura, quindi? Solamente in orari coincidenti con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 13. Orari coincidenti o nei limiti di quelli indicati nell'articolo 13. Il limite orario di cui all'articolo 13, perché se no cosa vuol dire comunicati coincidenti? Uno per volta, per... per parlare bisogna avere la parola. Chiedo scusa. Prego. No, dicevo che secondo me per evitare di recitare le norme, che a noi giuristi non piace tanto, si potrebbe scrivere comprovata disponibilità delle unità dei locali nei limiti, nel rispetto dei requisiti previsti, dei locali e degli orari nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti, cioè citare in questo elenco anche gli orari. Quindi la nuova formulazione potrebbe essere, quindi comprovata disponibilità ed idoneità dei locali, nei limiti orari e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti. Quindi, se ho capito bene, lei dice di non far riferimento all'articolo 13. Dopodiché
penso che la questione sia del tutto delle norme vigenti marginale. Del presente regolamento, perfetto. Dopodiché basta che ci si metta d'accordo sul contenuto, poi la formula si trova. No, invece per specificare quello che era l'argomento citato nel mio precedente intervento, il Comune di Pescara non ha fatto riferimento all'assunzione del dipendente licenziato, ma più in generale a qualsiasi licenziamento dell'attività, quindi anche con l'assunzione di un terzo. Non so se mi sono spiegato, cioè non, il nostro regolamento, lei diceva, non permette di affittare a un dipendente licenziato, a un dipendente che per, oh, sì, insomma, il Comune di Pescara invece il regolamento dice che se un qualsiasi dipendente di una ditta X viene licenziato, all'imprenditore che ha effettuato il licenziamento non è permesso l'affitto di nuove poltrone nei 24 mesi successivi, ovviamente a un terzo. In più un'altra norma del codice del regolamento di Pescara prevede delle proporzioni tra il numero di dipendenti e le poltrone che è possibile affittare. Io credo sempre nel principio che sono meglio buoni comportamenti e norme meno stringenti rispetto a cattivi comportamenti e norme più stringenti, e per questo quello che dicevo prima, però insomma non c'è motivo di dubitare data la disponibilità delle associazioni di categoria di venire incontro alle modifiche che abbiamo richiesto. E quindi sì, poi ripeto, anch'io sono d'accordo col vice sindaco, l'emendamento va bene, la ripetizione, troviamo la forma, diciamo, no, ma anche meno corposa possibile. Grazie. Grazie consigliere Bergesio. Quindi l'equipe di studiosi della Crusca alle mie spalle sta discutendo su quale debba essere la dicitura più corretta. Io più semplicemente mi limiterei a scrivere nel rispetto degli orari previsti dal successivo articolo 13, che è sufficientemente generico, che vuol dire tutto. Scusi Presidente, ma mi ha tolto, stavo per fare la stessa proposta, identica. Molto bene, se posso fare una battuta, non tiriamo troppo per i capelli la... Allora, gli uffici propongono questa dicitura... nonché degli orari, no, non capisco, chiedo scusa, ma non capisco. Prego dottor Fissore, legga, perché non capisco la scrittura. Proponiamo, siccome finisce l'articolo 3,3, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti, virgola, nonché degli orari di quell'articolo 13,2, punto. Ok, voilà. Così è molto semplice. Boh. Era spento, va bene. E invece non ho notizie della mia richiesta di emendamento dell'articolo 10, laddove si chiedeva di aggiungere della riconoscibilità dei soggetti coinvolti. Se vi ricordate, mezz'ora fa avevo chiesto se era recepito o meno e se possiamo darlo per recepito, se lo mettiamo anche qui nella votazione dell'emendamento oppure no. Prima ne abbiamo votato due insieme, quindi. Nello stesso articolo, chiedo scusa, va bene. Ditemi qualcosa, i capigruppo si esprimano. Votiamo. Se nessuno chiede, diamo per sottinteso che è passato l'emendamento all'articolo 10, va bene. La proposta è così. Invece, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal consigliere Allasia, proponiamo allora la votazione. Va bene. C'è ancora qualcuno che deve intervenire sul resto della delibera così com'è? Ah, manca uno scrutatore. È uscito definitivamente. Ah, ok. Dottore Barbiere, no. Barbiere che lavora fuori orario. Vabbè. Fino alle 22? No, è vero, siamo fuori. Va bene, allora, se non ci sono più richieste di intervento, poniamo in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Allasia, nonché corretto ed elaborato a più mani.
segnaliamo. Dovremmo essere in 15. Sindaco, no, segnalare la presenza, eccolo lì. Va bene, possiamo votare la ricezione dell'emendamento. Si può ancora correggere? No. Chiudiamo. Bene, emendamento accolto all'unanimità. Passiamo adesso a votare il testo della proposta. Rifacciamo l'operazione. Quindici. Apriamo la votazione. Se riesco ad inserirmi prima io, sì, bene, poi no, se invece mi inserisci tu, questo qui non entra più. Manca uno, votazione chiusa all'unanimità, 15 su 15. Questo non è di IE, no. Proposta numero 7, quarta variazione al bilancio. 18, esercizio 2016, variazione di competenze di cassa, ratifica delibera della Giunta numero 100 del 26 aprile 2016, relazione all'assessore Fogliato. Sì, come abbiamo già avuto modo di esaminare nell'ultima Commissione Finanze e Tributo, trattasi di una variazione molto tecnica e pertanto ho preso alcuni appunti per spiegarla, perché sennò non è così semplice. La variazione in esame prevede l'istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa denominato versamento all'economo rette recuperate da concessionario in attesa di contabilizzazione e un corrispondente capitolo di entrata denominato recupero rette da concessionario in attesa di contabilizzazione, entrambi con un importo di 30.000 euro. La creazione dei suddetti capitoli deriva dalla necessità di contabilizzare correttamente col programma di gestione delle rette per i servizi scolastici, le rate versate dal concessionario relative ad annualità passate e permettere quindi di chiudere le posizioni sanate emettendo le relative quietanze. L'entrata per la riscossione ha riversato sul conto di tesoreria nel corso del 2015, di fatto non sono state contabilizzate dal servizio economato perché i relativi flussi sono transitati direttamente sul conto tesoreria. Tali capitoli sono necessari per creare un flusso interno all'amministrazione dal conto di tesoreria all'economo e nuovamente da quest'ultimo al tesoriere, per consentire la contabilizzazione di tali entrate. Tale flusso non può essere gestito a partite di giro perché tali movimenti sono riservate a specifiche fattispecie ben individuate dalle norme in materia. Gli uffici economato e ragioneria hanno già provveduto a dare disposizione al nuovo concessionario e dal fornitore del software per la gestione delle rette scolastiche in modo da evitare che l'inconveniente si verifichi nuovamente. La seconda parte della variazione, la variazione prevede anche un aumento delle entrate di cassa relative ai mutui per opere pubbliche per consentire il pagamento di una fattura di 10.937,28 relativo a un intervento del 2010, lavori eseguiti nel 2011 per adeguamento a norme antisismiche della scuola di Via Piumatti. Il ritardo nel pagamento deriva dalla mancata presentazione della fattura in oggetto da parte della ditta affidataria. Ciò è venuto alla luce in sede di chiusura della contabilità dell'intervento effettuata dalla ripartizione lavori pubblici. Grazie al Vice Sindaco. Se non ci sono interventi, porrei in votazione la delibera.
aspettiamo. Proporrei un emendamento anche qui, no? Così impegniamo il tempo. Possiamo? Bene, allora segnaliamo la, se non ci sono interventi, ovviamente. Segnaliamo la presenza. È uscito all'Asia, dovrebbero essere 14. Apriamo la votazione. Dovrebbe essere votazione 14 su 17, 12 favorevoli e 2 astenuti. Proposta numero 8, articolo 142,12 bis. E successive modifiche, convenzione per l'installazione di apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte del Comune di Bra su strade provinciali e riparto dei proventi. Illustra il sindaco. Illustro nella duplice veste, perché questa ovviamente ha, questa delibera ha una, questa delibera che stiamo andando a prendere ha un duplice risvolto. Da un lato, dal punto di vista provinciale, c'è una richiesta di adeguamento relativamente ad un testo di legge che è stato emanato anni fa, ma che non ha avuto nessun decreto, è in attesa di un decreto attuativo. In assenza di decreto attuativo, l'ente provincia, per rilasciare le autorizzazioni rispetto alla posa di all'installazione di apparecchiature, ha posto un elemento di suddivisione del ricavato delle sanzioni, posto in modo diverso e migliore rispetto a quanto poneva la legge in origine, e cioè il riparto 50 e 50. La provincia di Cuneo pone un elemento di convenzione all'interno del quale fa salvo il 30% per quanto riguarda il riscosso, il 30% di spese riconosciute all'ente, al comune, e la ripartizione del 50% del 70% rimanente, quindi 35-35. Noi abbiamo alcuni dissuasori posti su strade provinciali, alcuni dei quali con una funzione di grande deterrente, in particolare quello in via Cherasco, che hanno determinato dopo dei picchi molto elevati di velocità e di rilevazione di un abbassamento della velocità in una strada che è notoriamente molto pericolosa. Ovviamente le problematiche connesse a quella strada stanno dietro un progetto a cui sto prestando molta attenzione, che è quello della sistemazione di via Cherasco, ma in attesa della sistemazione le questioni delle velocità sono assolutamente necessarie da tenere sotto controllo lì come da altre parti. Grazie al sindaco. Prego, implicato prego. Un elemento, tra l'altro, nella cifra da dare alla provincia, da questa cifra possono essere scalate delle spese
che possano essere sostenute per conto della provincia o su strade provinciali. È un modo con cui le questioni della, della sicurezza e delle spese relative e del come si investono i fondi relativi alle sanzioni a carattere provinciale hanno una ricaduta sul territorio di pertinenza. Grazie. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, questa proposta numero 8, che è appunto questa convenzione per l'installazione rilevatore della violazione dei limiti massimi di velocità, noi abbiamo letto con attenzione questa breve convenzione perché è formulata solo di 9 articoli. Ci piace sottolineare l'articolo 2, le finalità della convenzione. Finalità provinciale principale della convenzione è rappresentata dall'intento di limitare l'incidentalità e la mortalità lungo le strade provinciali e di porre in sicurezza il transito veicolare e pedonale. E questo penso che sia una finalità che non possa che essere condivisa da tutti. Per quanto riguarda invece l'articolo 4, che dagli obblighi della provincia di Cuneo, la provincia di Cuneo si impegna a destinare la quota di proprietà spettante per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa l'assegnazione delle barriere e dei relativi impianti, indirizzandole prioritariamente su interventi di emergenza non diversamente finalizzabili e in seconda istanza sulle strade provinciali alla quale il comune è collegato. Su questo punto adesso noi riteniamo fermarci un secondo e chiedere se non sia necessario che possa essere il contrario, cioè in prima istanza questi diciamo proventi che arrivano dal comune di Bra e sono risultato di sanzioni diciamo da cittadini, non dico tutti bradesi, comunque che transitano sul nostro territorio, possano in prima istanza essere riutilizzati sulle strade provinciali alla quale il comune è collegato e diciamo in seconda istanza per altri interventi. Quindi per quanto riguarda questo punto della convenzione non ci trova del tutto, almeno nella formulazione, poi il contenuto può essere spiegato in maniera più chiara, ma da come è formulato sembra che in prima istanza vengano utilizzati per altri interventi e poi eventualmente in seconda istanza riutilizzati diciamo sul territorio dove questi provengono. Grazie. Grazie, replica subito il sindaco. Allora, il problema su questo articolo, come in generale su gran parte di questa convenzione, credo di aver fatto tutta una serie di interventi per fare in modo che non avessimo 50-50, avendo noi sul nostro territorio delle apparecchiature, però mi sono resa conto che quando si ragiona, un conto è ragionare relativamente al pensare che il ricavato di una certa via vada sullo specifico intervento di quella strada. Ma vedete, in questo momento in provincia di Cuneo, per motivi di un bilancio che ha avuto dei tagli, ma soprattutto un bilancio ereditato con tanti problemi, e non apro questioni di tipo politico, tra l'altro a gestire in questo momento la provincia, cioè un insieme di persone che rappresentano tutto l'arco costituzionale, direi una serie di amministratori che con
qualche elemento di buon senso, cercano di trovare soluzione alle problematiche che si pongono. Ad esempio, una problematica che si pone di grande emergenza, che se non aveva degli interventi non poteva avere una soluzione e viene finanziata prioritariamente con, è la strada che collega Alba a Cortemiglia in località Castino, dove una frana in questo momento se non vi sono degli interventi di somma urgenza potrebbe chiudere. Non so se avete presente il collegamento lo snodo di Castino rispetto a tutta la zona delle valli. Allora credo che di fronte a questioni di questo livello non si possano fare dei ragionamenti di campanilismo. Certamente ci sono delle priorità non differibili, per il resto la ricaduta è sul territorio nel quale vengono raccolte queste sanzioni. Mi è sembrato, quando l'ho votato, di avere un atteggiamento di buon senso rispetto ad un territorio più complessivo. A Castino magari non c'è il rilevatore di velocità, ma a Castino c'è un bisogno di intervenire subito per non vi garantisco che la situazione del bilancio che adesso comincia a prendere una prima forma e si sono sbloccati lavori che da 6-7-8 anni erano fermi, 6-7-8 anni erano fermi, e che quest'anno, con il bilancio di quest'anno, riprenderanno qualche piccola possibilità di intervento. Certo, non vi è dubbio che nell'ambito, e questo non ho mai smesso di dirlo, in una idea tutta molto di pancia del aboliamo le province, che è piaciuta a molti, l'idea però che è piaciuta a molti non ha però risolto un altro problema, che è quello: chi svolge le funzioni? Allora, se un'indicazione mi sento di dare, io credo di essere a fine corsa e non ho delle ambizioni che mi spingono più in là della fine del mio mandato amministrativo, se qualche indicazione mi sento di dare a quelli più giovani è quando si scrive un testo di legge in cui si sopprime un ente, si sopprime un... andare a vedere il personale di quell'ente dove va a finire, perché sapere il personale dell'ente e le funzioni di quell'ente su chi ricadono, perché o l'ente era in sé inutile e dunque va benissimo chiuderlo, non succede niente, ma se l'ente svolgeva una funzione fondamentale su 3.300 chilometri di strade, 3.300 chilometri di strade che da 6-7 anni, e quindi ben prima della crisi e ben prima delle problematiche della Del Rio, non hanno manutenzione, credo che sia un elemento che non è né di destra né di sinistra, è da affrontare. Grazie al sindaco. Consigliere all'Asia. Grazie, grazie Presidente. Riguardo alla perplessità sollevata dal consigliere Panero, la ritengo condivisibile, ma è anche estremamente condivisibile il ragionamento che ha portato il sindaco, nel senso che un territorio non è un sistema isolato, ma, per banalizzare, delle entrate e delle uscite.
La fruibilità, per esempio, turistica del nostro territorio dipende anche dalla manutenzione delle sue strade, per ovvie ragioni. Il senso però della perplessità penso che fosse, ma se noi diamo sempre priorità ad interventi esterni, tra virgolette a questo punto, finiamo per non avere più la possibilità, più avere spazio, vista anche le condizioni che ha sottolineato il sindaco, per interventi interni, sempre nel virgolettato. Di fatto la questione sarà come gestire le priorità di intervento, e quindi forse più che pensare a distinguere tra prima istanza e seconda istanza, il ragionamento è agire sulle priorità, sul livello di priorità che riguarda un territorio. Difficile da normare probabilmente, però la riflessione del consigliere, la ritengo, del mio collega, la ritengo sicuramente apprezzabile, anche perché sviluppa una discussione interessante. Non è semplice adesso risolverla qui, anche perché c'è una convenzione che in questo momento penso sia o prendere o lasciare, a parte modifiche non di sostanza, ma magari qualche piccola modifica di forma. Io ho un'altra perplessità aggiuntiva, che è quella riferita a cosa succede dal punto di vista del bilancio, nel senso che questa convenzione entrerà in vigore e se ricordo bene entro 60 giorni, due mesi, si dovranno regolare anche i pregressi degli incassi per queste violazioni, anche gli interventi, dal 2013 a oggi, saldare tutti i saldi, scusate, il gioco di parole, i saldi positivi e negativi, quindi le somme, la quota parte delle somme incassate e gli interventi che il comune, ecco. Io sinceramente su questo punto avrei scelto la strada di arrivare a questa convenzione avendo già intavolato con la provincia una discussione ben dettagliata su che cosa è riconoscibile da parte della provincia per quanto riguarda gli interventi del comune, in modo da avere al momento della sigla della convenzione già il quadro chiaro di cosa succederà a livello di bilancio, perché a seconda di come andrà poi la discussione successiva ci potrebbero essere delle conseguenze importanti per quanto riguarda il bilancio che abbiamo appena approvato. La ringrazio, Presidente. Grazie a lei. Prendiamo buona nota, ma non l'abbiamo ancora sottoscritta. Eh? Io sono nella duplice veste, ma non l'abbiamo ancora sottoscritta. Prima di sottoscriverla, prego. No, prego, prego. No, è verissimo, io mi trovo. Va bene, ne prendo atto, e che io mi trovo dalla parte dell'amministratore che vota adesso la convenzione, no? Per cui io poi dopo non seguirò più l'iter, e diciamo che avrei voluto vedere nella discussione, nella presentazione della convenzione, uno specchio riassuntivo di che cosa potrebbe accadere, quali sono gli scenari effettivi e quindi le possibili conseguenze per il bilancio. Grazie. Grazie. Se non ci sono interventi ulteriori, possiamo mettere in votazione. Poniamo in votazione. Dovremmo. No, 15. È rientrata l'ASI. Fatto. Possiamo votare.
Votazione chiusa. 12 favorevoli e 3 astenuti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività Culturali per il Piemonte. Approvazione, partecipazione e schema di statuto. Su segnalazione del segretario generale devo segnalare anch'io che ci sono due errori materiali. Tutte le volte che il testo contiene l'espressione ASCOM form, pagina 3 della delibera scritto in maiuscolo e compare ancora un'altra volta nell'elenco dei membri articolo 7 dello statuto, bisogna intendere al posto di ASCOM form la dicitura ASCOM Torino. Pagina 3, tra i fondatori e articolo 7 dello schema di statuto ASCOM form. Invece peraltro nei partecipanti è scritto con la dicitura corretta, c'è scritto no, non è vero, bisogna cambiarlo anche lì. Tutte... Corretta la dicitura nei partecipanti, deve essere modificata nei fondatori. Questi sono partecipanti, questi sono soci fondatori. Perfetto. Va corretto nei fondatori, quindi solo nei fondatori. Bene, prego l'assessore Fogliato, chiedo scusa. Allora, la seconda volta che la degrado a consigliere, ma nel più ci sta il meno, quindi prego. Una breve sintesi, nelle giornate di lunedì e martedì della scorsa settimana ci è arrivata da parte della locale ASCOM la proposta di partecipare alla costituzione di un nuovo ITS, ITS sta per Istituto Tecnico Superiore, in questo caso Turismo e Attività Culturali. L'amministrazione ha valutato questa proposta positivamente per diversi motivi, ne cito alcuni: la diversificazione di proposte formative, maggiore opportunità per i nostri giovani, maggior collegamento col mondo lavoro. Strumento positivamente conosciuto, in quanto noi siamo anche soci fondatori di un altro ITS, in questo caso indirizzo agroalimentari. Alcuni partner che sono presenti con noi nel precedente ITS lo sono anche in questo ITS. Il nostro territorio è un territorio a forte vocazione turistica che richiede sempre di più della qualità, delle competenze, delle capacità degli operatori, perciò un istituto che sappia anche formare del personale ben venga su questo territorio. In ultimo, ma non ultimo, il fatto che parliamo di una cifra contenuta, parliamo di 1.000 euro e parliamo di una cifra una tantum, specificato poi anche nella delibera che nessun altro onere può essere richiesto al Comune nel proseguo dell'attività dell'ETS, la stessa facsimile di delibera che abbiamo già fatto per il precedente a destinazione agroalimentare. In seguito, nella giornata di venerdì, c'è stato segnalato, sempre dall'ASCOM, che in base a richieste della Regione la costituzione del ITS davanti al notaio deve essere già formalizzata nel corrente mese e per arrivare alla costituzione davanti al notaio occorre il passaggio in Consiglio Comunale. Questo che l'abbiamo ancora inserita in questo Consiglio Comunale e abbiamo richiesto anche la presenza dell'ASCOM, che è poi quello che ci hanno presentato questa opportunità, la presentazione nell'unica commissione che era ancora convocata prima del Consiglio Comunale, che era la Commissione Finanze e Tributi. Termino dicendo che sarà compito dell'amministrazione non solo di seguire l'iter formale da divenire alla Costituzione eccetera eccetera, ma di seguire che insieme a altri partner che sono qui della zona
di seguire anche che venga valorizzato tutto per quello che è possibile il nostro territorio nell'attività da parte dell'ITS. Grazie all'assessore Fogliato. Non ci sono interventi? Va bene, allora se non ci sono interventi poniamo in votazione. E die questa, è vero? Sì, no, sì. Non è die. Eh sì, devo andare a firmare. No, non c'è scritto. Devo andare a firmare lunedì. Allora, il dottor Fissore esprime la necessità che sia immediatamente eseguibile, ancorché non sia riportato nel testo della delibera. Quindi cominciamo a segnalare la presenza. Mi pare siamo in 13. Ne abbiamo persi per strada. 12. Siamo in 12. Possiamo votare? Possiamo votare? Devono votare 1. Possiamo chiudere la votazione, 10 favorevoli e 2 astenuti. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Devono votare ancora 5 persone? No, è vero. 12 su 17, va bene. Possiamo votare l'eseguibilità. Possiamo votare. No, votazione chiusa. Come prima, 10 favorevoli e 2 astenuti. Bene. Grazie, il consiglio è chiuso. Buonasera.